realtà la città metropolitana sta mettendo in campo una strategia condivisa per arrivare alla redazione del piano strategico che sappia rispondere alle esigenze dei territori. Ma che cosa si aspetta l'amministrazione comunale di Marighianella dal piano strategico metropolitano? Intanto devo dire che come consigliere metropolitano sono veramente orgoglioso di aver fatto questo lavoro e portato a termine nei modi in cui stiamo operando adesso, e cioè che una squadra che, dove ha partecipato un patto istituzionale tra PD, Forza Italia, De Magistris Sindaco, la lista dei Magistris Sindaco e altre liste civiche, quindi insieme dare questo contributo importante e far sì che oltre 400 milioni di avanzo vengano spesi su tutti i comuni della aderenti alla città metropolitana di Napoli, veramente è un grande lavoro. Come comune ci aspettiamo grosse cose, per noi oggi è una cosa importantissima sapere di avere dei finanziamenti così come sono stati proposti dal Consiglio e successivamente dal Sindaco, di dare 100 euro ad abitante. Vuol dire per un comune come il nostro che è circa 8.000 abitanti, avere 800.000 euro significa veramente una bella cifra, una grossa cifra da poter fare tante cose positive sui nostri territori, sapendo che negli ultimi tempi in modo particolare i contributi sono sempre più risicati e quindi veramente ci mette in condizione di poter operare nel modo più sinergico possibile. Quindi una fase di ascolto nella quale la città metropolitana sta ascoltando i territori, ma in che modo l'amministrazione comunale di Marighianella può aiutare, può offrire il suo contributo alla redazione del piano strategico? Guardi, parlare è importantissimo, perché parlare prima significa operare in serenità, quindi fare queste riunioni tecniche oltre a quelle politiche che ho già fatto il sindaco di tanti comuni significa portare qui tecnici e addetti ai lavori per poter essere pronti sulle progettualità. Opere importanti a partire dalla viabilità al rifacimento delle strutture scolastiche, parchi, investito sulla cultura, quindi veramente abbracciamo tante attività dove adesso siamo ancora in una fase di studio per verificare quali sono gli interventi più utili in questo momento al nostro territorio. Quindi avete individuato meno uno o due obiettivi da raggiungere attraverso il piano? Sì, gli obiettivi sono sempre tanti, bisogna capire un attimo per entrare nella spesa. Sicuramente sistemazione di parchi e viabilità, oltre ad investire anche un po' nelle scuole. Quindi queste tre fasce sicuramente ci porteranno benefici e quindi i nostri territori avranno sicuramente quello che meritano, tra l'altro.